Riprendiamo il nostro riflettere sulla preghiera di ordinazione, anamnesi, epiclesi, Salmo 104, l'armonia del cosmo frutto del dono di Dio ma anche del lavoro dell'uomo, lo diciamo sempre nella messa: benedetto sei tu Signore, abbiamo ricevuto questo pane frutto della terra e del lavoro dell'uomo. E poi le intercessioni, veramente affascinanti quelle dei diaconi, siano pieni di ogni virtù, sinceri nella carità. L'edizio tipica è straordinaria, siano abbondanti in loro le virtù che danno forma evangelica, abundet in esse evangeliche forma virtutis, la forma delle virtù evangeliche, sia davvero la virtù evangelica quella che caratterizza le loro scelte. Sinceri nella carità, premurosi verso i poveri e i deboli, umili nel loro servizio, retti e puri di cuore, vigilanti nello spirito. L'esempio della loro vita generosa e casta, questo riguarda tutti ovviamente, sia un richiamo costante al Vangelo e susciti imitatori nel tuo popolo santo, sostenuti dalla coscienza del bene compiuto, forti e perseveranti nella fede, sia un'immagine del tuo Figlio, che non venne per essere servito ma per servire, e giungano con lui alla gloria del tuo regno. Queste espressioni sono veramente, ripeto, sono tutte tratte da testi della Sacra Scrittura che adesso io qui non sto a commentare, testo di Timoteo, Romani e così via. Poi ci sono i cosiddetti riti esplicativi, che ve l'ho già detto, riti esplicativi è l'espressione che troviamo nella edizione italiana, nell'edizio tipica non c'è, perché sembra quasi un momento didattico, in realtà è il coronamento rituale dell'evento sacramentale, quindi non sono banalotti o didattici, sono effettivamente, certo il cuore è la preghiera di ordinazione con l'imposizione delle mani, ma sono tutte quelle ritualità che permettono all'impianto rituale di esprimersi appieno. D'altra parte, se voi pensate a una melodia, a una sinfonia per esempio, ha sicuramente un testo base, una melodia sulla quale l'autore ha orchestrato tutta la sinfonia, che certo va riconosciuta come l'elemento portante, ma poi se io faccio solo quella parte lì e tolgo o faccio male tutta la sinfonia, voi capite che anche l'insieme di note, la base di quella sinfonia, anche fosse squisita, ottima, perderebbe tutta la sua forza. Ecco, quindi siamo dentro una sinfonia dove certo c'è un tema base, ma se io eseguo male tutto il contesto della sinfonia non esprimo tutta la bellezza e la forza di questo momento. Riti esplicativi che sono l'abito diaconale che viene messo dagli altri diaconi o dai ministri, mentre per i preti erano gli altri preti che lo ponevano. Questa è una delle differenze, l'avevamo già vista a proposito dell'imposizione delle mani: per i diaconi solo il vescovo impone le mani, per i presbiteri il vescovo e il presbiterio, certo con un valore diverso ma sicuramente non banale, proprio perché c'è un'aggregazione al presbiterio per i preti, non c'è un'aggregazione al diaconerio per i diaconi, non esiste un diaconerio, ma esistono i diaconi che sono certo un ordo, quindi un insieme, però non sono un presbiterio che, come vedevamo con Giovanni Paolo II, è stato definito mysterium. Poi la consegna del Vangelo, che viene fatta al diacono e al vescovo, con delle parole estremamente significative: ricevi il Vangelo di Cristo del quale sei diventato l'annunciatore, credi sempre a ciò che proclami, insegna ciò che hai appreso nella fede, vivi ciò che insegni. Ecco, interessante. E poi l'abbraccio di pace con il vescovo e con gli altri diaconi. Per poter comprendere davvero il ministero diaconale, allargherò brevissimamente, proprio per spiegare meglio quanto dicevo a proposito del Salmo 104, a quelli che sono i compiti del diacono nella liturgia, perché anche questo è per noi una base importante per capire il valore ecclesiologico di questo ministero, visto che non abbiamo una tradizione, il diaconato ha una cinquantina d'anni, sì e no, e quindi non abbiamo una vera e propria tradizione esperienziale del ministero diaconale. Quindi andiamo ad attingere alle fonti certe. Cosa fa il diacono nella liturgia eucaristica? Li elenco così brevemente. Il primo compito è quello di riunire l'assemblea. Il diacono sta alla porta e accoglie i fratelli.
e fa in modo, insieme al presbitero, fa in modo che la comunità si riunisca nell'armonia, nella serenità, che tutti trovino il proprio posto. Ecco, abbiamo delle bellissime pagine nei testi della tradizione degli apostoli e così altri testi dei primi secoli che ci raccontano di questi diaconi che erano lì a soccorrere la persona anziana che aveva bisogno di un posto, il povero che nessuno considerava, e facevano in modo che la comunità si riunisse nell'armonia, non nella divisione. Capite che poter avere un presidente e dei diaconi che alla porta della chiesa accolgono tutti, ti riconoscono, ti chiedono, si interessano alla tua vita, fanno iniziare la liturgia eucaristica in un modo molto diverso da un'assemblea anonima dove arriva un prete sconosciuto con della gente sconosciuta, dove chi sei tu e chi sono io non interessa a nessuno. Se noi siamo il corpo di Cristo, ragazzi miei, è difficile, non è normale, dobbiamo considerarla un'eccezione, talvolta anche indispensabile, ma è un'eccezione rispetto a un'assemblea di fratelli che si riconoscono e si costituiscono grazie alla presenza di Cristo come Santa Chiesa di Dio. Poi, soprattutto, il diacono porta l'evangeliario, un evangeliario che dalla porta attraversa la comunità e arriva all'altare. È un gesto di grande rilevanza. È uno dei due segni cristologici dell'assemblea che si riunisce intorno a Gesù Cristo, nel segno dell'evangeliario e nel segno del presidente. Quindi immaginate, ecco, l'assemblea che viene attraversata dal diacono che porta l'Evangelo. Ecco, viene trasformata, viene trasfigurata, viene raccolta intorno a questo Vangelo che passa e lo proclama. Ecco, è proprio del diacono proclamare il Vangelo. È interessante questo. Perché il Vangelo è la base sulla quale si costituisce l'unità della Chiesa. Oltre a questo, oltre a proclamarlo, assiste il vescovo o il presbitero alla sede. Qui permettetemi una parola così, non polemica, ma non dobbiamo immaginare spesso come si vedono i diaconi che fanno i pali intorno al vescovo, no? Il diacono deve essere uno capace di aprire il libro, di aiutare il vescovo a presiedere. Abitualmente questa cosa la fa il cerimoniere, no? Ecco. Ma in realtà è il diacono che deve fare questo. Tanto è vero che il cerimoniale episcoporum dice che se il diacono fa il cerimoniere, metta pure la dalmatica, perché è un suo compito, fare in modo che l'assemblea partecipi alla liturgia pienamente. Avete presente l'actuosa participatio della Sacrosanctum Concilium? Bene, il diacono è responsabile dell'actuosa participatio, cioè di fare in modo che ci sia armonia nella celebrazione, che tutti partecipino con tutto il cuore, con tutta l'anima, con tutte le forze. Certo, il presidente ha una responsabilità immensa, perché è lui che dà il tono alla celebrazione, ma il diacono è con lui quello che fa sì che la comunità partecipi alla celebrazione. E tutto funzioni bene, perché voi capite, adesso per fare un esempio sciocco, se il microfono sta troppo lontano da chi presiede, non si capisce niente, è difficile l'actuosa participazio. Allora il diacono si preoccupa anche del microfono, perché deve fare in modo, se il presbitero o il vescovo che presiede è distratto, è preso dalla sua presidenza, cosa che è molto comprensibile, chi è abituato a presiedere lo sa che può succedere. Ecco, allora il diacono si preoccupa che tutto funzioni bene, che il microfono funzioni bene, che le luci siano accese, per fare in modo che tutto fili secondo il progetto della celebrazione liturgica. Può tenere l'omelia, ma è su incarico del sacerdote, è un elemento quasi di eccezione. Diversi servizi, può fare di tutto, perché l'assemblea funzioni bene. Ma mi interessa ricordare che è il primo responsabile della preghiera dei fedeli. Il diacono è il primo responsabile della preghiera dei fedeli. Quindi è il primo che è chiamato a portare la preghiera della comunità nella liturgia. Può accogliere e preparare i doni. Noi siamo abituati a vedere i vescovi, i preti che raccolgono i doni. È un compito anche del diacono, anzi il cerimoniale episcoporum gli indica in maniera molto significativa all'interno di questo momento. Accogliere i doni, perché è davvero colui che fa sì che nella comunità, sia per la liturgia, sia per i poveri, nessuno sia dimenticato. Serve all'altare, al libro e al calice. Ecco, al calice. Perché il calice? Quando noi dobbiamo descrivere il dono della vita, lo descriviamo in termini di sangue. Ha dato il sangue, non diciamo ha dato il corpo. Il sangue è l'elemento che più in maniera evidente ci richiama alla dimensione del sacrificio, cioè di quell'amore che è dare la vita per gli altri. Ecco perché il diacono è ministro del calice.
sia nella liturgia, pensate al per Cristo, con Cristo ed in Cristo, sia nella distribuzione della comunione, dove lui è il ministro che tiene il calice. Ecco, se necessario ovviamente anche gli accoliti distribuiscono l'Eucaristia, ma propriamente se ci fossimo tanti, preti, vescovo, diaconi, qual è il compito del diacono? Tenere il calice per la comunione sotto le due specie. Invita a scambiarsi la pace. E qui voi sapete che c'è un problema di traduzione, datevi il segno di pace, non esprime appieno, perché la pace nel rito latino è una pace cristologica, cioè prima di accedere all'Eucarestia io devo riconoscere lo stesso Cristo che è nella parola e nell'Eucarestia, devo riconoscerlo nel fratello. Allora il diacono, che è ministro di questa armonia dentro la comunità, invita i fratelli a dire: riconoscetevi gli uni gli altri come presenza di Cristo. Allora io riconosco in te, la pace sia con te. La pace è con te, sapete che la traduzione il sia è per noi una pia esortazione, in realtà è una constatazione, quella che la liturgia ci chiede di fare. La pace è con te, io riconosco in te Cristo e anch'io riconosco in te Cristo. Quindi il diacono invita la comunità ad essere un luogo dove tutti riconoscono nel fratello la presenza di Cristo. E allora voi capite che l'armonia diventa estremamente necessaria e evidente. Distribuisce l'Eucarestia, come dicevo, in quei termini che poco fa ricordavo, e purifica. Ecco. Poi infine congeda l'assemblea. Su questo vorrei proprio ritornarci con calma. Oltre a questo, il diacono compie anche altri gesti sacramentali, perché voi sapete che al di fuori della messa può celebrare, presiedere la celebrazione del battesimo solenne. Quindi il battesimo, essendo un sacramento di necessità, lo possono amministrare tutti, anche una persona non battezzata, se intende fare quello che fa la Chiesa. E sapete che intendere di fare quello che fa la Chiesa significa rispettarne il rito. Questo Leone XIII ci ha detto con molta chiarezza che l'intenzione della Chiesa io non la posso vedere in te, però posso vedere che rito usi. Se tu usi il rito della Chiesa Cattolica, io so che tu vuoi fare quello che fa la Chiesa, è evidente. Quindi l'intenzione si manifesta nel rito, dopo il pronunciamento di Papa Leone XIII a proposito della questione degli anglicani. Quindi se un diacono presiede la liturgia del battesimo fuori della messa, evidentemente battezza. Così anche se la celebrazione di un matrimonio è al di fuori della celebrazione eucaristica, su autorizzazione del vescovo può presiedere anche la benedizione che segue il consenso, perché nel matrimonio sono due gli elementi, il consenso e la benedizione. Quindi i ministeri sono due in realtà, c'è quello degli sposi che è chiaramente è legato al loro consenso e nessuno può fare nient'altro al posto loro, ma c'è poi la benedizione che è quella della Chiesa, la preghiera di consacrazione di quel consenso, di quelle nozze, a cui può presiedere anche a un diacono. Può presiedere le esequie, chiaramente sempre quelle senza la celebrazione eucaristica. Come vedete, tutti i momenti nei quali la Chiesa è se stessa, la Chiesa si costituisce, o meglio, più esattamente, viene costituita nel battesimo, nella coppia sposa di Cristo, nel momento in cui la comunità deve trovare la forza di affrontare la morte. Sapete che le esequie non sono per il morto, perché la celebrazione della messa è quello che noi facciamo per chiedere a Dio il perdono dei suoi peccati e facciamo bene a farla, ma le esequie sono un sacramentale per la comunità, il sacramentale è per noi, non è legato innanzitutto a un exopere operato, cosa che è dei sacramenti, ma è legato a quella esperienza di atto di culto che la Chiesa deve vivere. Quindi le esequie possono essere presiedute dal diacono proprio perché chi è nel dolore non si perda di speranza, ma possa ritrovare la forza della propria fede in Dio anche nel momento della prova, e la morte di una persona cara è un momento di prova. Quindi anche questo può presiederlo un diacono, così come può presiedere a molti altri sacramentali. I sacramentali ci sono alcuni propri del vescovo, alcuni dei presbiteri, alcuni che possono essere anche dai diaconi, e poi quelli dei capifamiglia, dei genitori e di qualunque cristiano. Ma veniamo un attimo anche ad alcuni luoghi comuni che riguardano il diaconato. Anche questo mi premerebbe
precisarlo. Si sentono dire espressioni che non aiutano molto a capire la natura della Chiesa, la natura del ministero ordinato all'interno di essa. Alcuni dicono: i diaconi sono destinati alle zone precluse ai vescovi e ai preti. Ecco, là dove il vescovo, il prete non può andare, mandiamo un diacono, come una sorta di laico o di prete travestito. Non è così. Perché questa cosa nasce da un'idea che noi abbiamo un po' del ministero ordinato, vescovi e preti in modo particolare, che peraltro molto antica, penso a San Giovanni Crisostomo, vede nel vescovo e nel prete un essere un po' angelico, per cui certe cose è meglio che non le vede e non le sente. Non è così. Ecco, questo nella Chiesa credo che dobbiamo superare questo sguardo angelico, monastico dei preti. Ecco, i preti sono dei fratelli chiamati ad un ministero impegnativo, importante, corroborati da una grazia dello Spirito Santo proprio per poter guidare tutta la comunità. Quindi non ci sono delle cose che i vescovi e i preti non possono fare, incontri che non possono vivere. Chi ha esperienze di parrocchia sa bene che capita di tutto e di più. Quindi è un'immagine di questa preclusione che non descrive, a mio parere, adeguatamente il ministero dei diaconi. Oppure qualcuno dice che i diaconi sono un ponte tra la Chiesa e il mondo, tra i preti e i laici. Ma i diaconi sono nel ministero ordinato, questo già Pio XII nella Sacramentum Ordinis ha detto chiaramente che i diaconi fanno parte dell'ordine sacro. E quindi non possiamo descriverli come mezzi laici e mezzi preti. È che noi abbiamo l'idea del prete col colletto, che fa un certo tipo di vita. In realtà queste sono cose nate con il Concilio di Trento. Ma la storia della Chiesa ci insegna che il modo di essere prete è molteplice, è complessa, non è così semplice e monolitica. Per cui non si può descrivere il ministero del diacono come il ponte tra la Chiesa e il mondo. Tra l'altro perché questo, se proprio vogliamo essere pignoli, è un compito dei laici. Ma laici siamo un po' tutti per certi versi. Voi sapete che laicos era nella Chiesa primitiva il termine con il quale venivano descritti tutti i cristiani. E tra i laici c'erano alcuni con il ministero. Quindi sono luoghi comuni. Il peggiore di tutti, a mio parere, è quello di dire che i diaconi sono il segno della presenza del vescovo. Questo nasce da un episcopocentrismo che non fa bene né ai vescovi né alla Chiesa. Ecco, perché il vescovo ha un ruolo essenziale, la successione apostolica, la pienezza, indiscutibile, ma non è l'unico. Il vescovo è con il suo presbiterio, è una cosa sola con il suo presbiterio. Quindi se devo trovare un segno della presenza del vescovo, è prima di tutto il presbiterio, se proprio vogliamo essere pignoli. Ecco, quindi si dimenticherebbe il fondamento trinitario del ministero, perché il ministero e la Chiesa sono fondati su una comunione. Quindi ogni ministero è sempre in relazione a tutti gli altri. Vescovo e preti sono una cosa sola nel presbiterio, con la collaborazione dei diaconi. E vedremo tra poco anche che cosa questo vuol dire. Per fare sintesi, noi sappiamo che ab antiquo, ci dice il Concilio Vaticano II, sfumando quello che aveva detto Trento, perché Trento ci tiene a sottolineare l'origine divina del ministero ordinato tout court. E il Concilio Vaticano II non riprende esattamente questa espressione, ma dice che ab antiquo ci sono tre gradi del sacramento dell'ordine: vescovi, presbiteri e diaconi. Hanno il carattere in comune, quindi questa indelebilità del dono di grazia, perché questo garantisce la Chiesa, che io non devo stare a guardare se tu sei buono o cattivo, perché so che comunque in te agisce la grazia di Dio. Cristo è permanentemente presente per salvare la sua Chiesa in te e attraverso di te. Però nell'insieme tutti questi gradi dell'ordine ripresentano Cristo, per il vescovo, prete, capo e pastore, pastore ce l'ha aggiunto Giovanni Paolo II, per il diacono ripresenta Cristo. Nella successione apostolica, questo vale anche per i diaconi, a modo proprio loro, e vedremo anche perché, questo lo dice la Commissione Teologica Internazionale, quindi è una fonte, credo, significativa. Sono un ministerium, un servizio e non un potere, hanno forme diverse di presidenza, perché quando un diacono presiede il battesimo, presiede, indiscutibilmente, per l'unità della Chiesa e per la sua missione.
vivono di relazioni, il vescovo, vi dicevo, i presbiteri, i diaconi hanno compiti diversi, abbiamo visto la successione apostolica, l'unità della Chiesa e con le altre chiese e con la Chiesa di Roma per il vescovo, insieme all'unità del presbiterio di cui è capo pur avendo un sacramento diverso dai preti. Per i presbiteri sono chiamati nella Chiesa particolare come parte del presbiterio, non esiste un presbiterio universale, questo lo dice il direttorio per la vita dei presbiteri, espressamente dice che non ci sono le basi teologiche per un presbiterio universale, perché il presbiterio è legato alla chiesa locale, al vescovo che è capo del presbiterio, quindi non esiste il presbiterio dei religiosi, ma esiste la fraternità sacerdotale, Lumen Gentium, la fraternità sacerdotale che lega tutti i preti del mondo in forza dell'unico sacramento nello stesso ministero e fraternità, ma il presbiterio è un'altra cosa, è misterio. I preti garantiscono l'unità intorno all'Eucarestia che presiedono e insieme, vi dicevo, formano il presbiterio. I diaconi sono destinati alle diverse situazioni esistenziali, non consacrano sacramentalmente, ma portano la consacrazione eucaristica nelle diverse situazioni della vita per creare quell'armonia di cui parlavamo poco fa. Creano unità non intorno alla celebrazione, ma intorno al bisogno, perché nessuno si senta abbandonato e così possa esserci concordia e pace nella Chiesa e nel mondo. Se volete un'immagine, molte volte si intuisce la Chiesa in questi termini: il vescovo che ha da una parte ha i presbiteri e dall'altra i diaconi. Addirittura qualche vescovo in qualche omelia dice le due braccia del vescovo. Non è una lettura, a mio parere, che coincide con il Vaticano II, ma pone il vescovo in una solitudine che non serve né a lui né alla Chiesa. Ecco. Questo è uno schema che noi dobbiamo superare, che porta tra l'altro le comunità, quelle in giallo, il mondo, quello in rosa, ad essere estranei. Qui, se volete, è il modello verticistico, quello che il Vaticano II ha cercato di superare, perché al centro c'è il vescovo capo di tutti, poi ci sono i vicecapi e poi ci sono i cristiani. In realtà io credo che il modello vada ripensato in questi termini. Cristo è capo della Chiesa. E dentro la Chiesa il ministero della successione apostolica, dei vescovi, dei presbiteri, dei diaconi e del popolo santo di Dio e delle diverse comunità che si riuniscono in forza del ministero del vescovo e dei presbiteri. Ecco, questa è una logica dove il vescovo è tutt'uno con il suo presbiterio e intorno a sé ha i diaconi. Perché sono intorno al vescovo e al presbiterio i diaconi? Qui torniamo ad una pagina di San Giacomo. San Giacomo, nella sua lettera, al capitolo 2, dice: se un fratello o una sorella sono senza vestiti e sprovvisti del cibo quotidiano e uno di voi dice loro andatevene in pace, riscaldatevi e saziatevi, ma non date loro il necessario per il corpo, cosa giova? Cosa serve? Questo è un comando chiaro. Non si può dire andate in pace se qualcuno ha fame, ha sete, è nudo. Naturalmente le fami e le seti sono molteplici, non pensiamo solo a quelle del corpo, penso a quelle dello spirito, quelle dell'educazione e compagnia bella. Comunque il precetto di Giacomo è questo: io non posso dire andate in pace se qualcuno è nella necessità. Detto questo, proviamo a immaginare la fine della messa. Perché proprio il diacono congeda l'assemblea dicendo andate in pace? È strano, no? Perché in fondo, se voi immaginate una riunione dove è presente il vescovo, tutti noi diremo eccellenza, vogliamo chiudere, chiuda lei, dica l'ultima parola. L'ultima parola in un'assemblea la dice l'autorità principale, non la dice l'ultimo arrivato. Nella liturgia l'ultima parola non la dice il Papa, non la dice il vescovo, non la dice il presbitero, la dice il diacono. Il diacono dice, ed è l'ultima parola, andate in pace. Se leggiamo questo alla luce di Giacomo, e questo non è un arbitrio, noi ci rendiamo conto che il diacono è colui che nell'assemblea, dicendo o cantando ite missa est, andate in pace,
si fa garante davanti a Dio e davanti alla Chiesa che non abbiamo dimenticato i poveri. Perché non potrebbe dire andate in pace se noi fossimo consapevoli che qualcuno è stato dimenticato, che sia povero del corpo, dello spirito, dell'anima, di quello che volete. Il diacono si fa garante che questa assemblea che ha celebrato l'Eucaristia non la sta tradendo dimenticandosi dei poveri, e allora può andare in pace. Capite che è una responsabilità molto bella, perché io come ministro del Vangelo, il diacono è questo, come servo del mistero, mi faccio garante, questo è il mio compito, che in questa comunità quell'armonia che Dio ha creato all'inizio e che il peccato ha cercato di distruggere è presente, che noi abbiamo costruito una comunità, abbiamo edificato in Cristo una comunità che rispetta il povero, tutti i poveri, qualunque tipo di povero. Celebriamo un'Eucaristia che è autentica, che non è mangiare e bere la nostra condanna, per dire con l'Apostolo Paolo. E allora noi possiamo dire andate in pace. Il diacono dice andate in pace perché io vi garantisco che conoscendo la comunità, vedendo i bisogni delle persone, ho portato anche le preghiere, ho portato i doni, mi rendo conto, posso dire che le cose con tutti i nostri limiti però funzionano, i poveri non li abbiamo dimenticati e possiamo andare in pace. E allora, per dirla scherzosamente, tutti diciamo Deo gratias, Deo gratias, Deo gratias, il prete dice ma finalmente ognuno va a casa sua, no? Il diacono invece dice un'altra cosa, adesso arriva il bello. Ecco, perché adesso che il diacono esprime appieno la sua ministerialità, facendo in modo che la vita corrisponda al mistero celebrato. Se volete un esempio che mi piace portare è quello dell'azienda. Ecco, è un esempio improprio, ma che ci dà l'idea di un'ecclesiologia di comunione che è legata alla liturgia da una parte, ma profondamente radicata nella vita. Allora immaginate, ripeto, l'esempio è improprio, quindi le critiche possono essere molteplici, ma come ogni metafora è limitata. Immaginate un'azienda. In un'azienda ci sono tanti elementi. Ci sono la proprietà, il consiglio di amministrazione, l'amministratore delegato, il collegio dei revisori dei conti, poi la struttura aziendale, cioè gli impiegati, i dipendenti, gli operai, la sezione commerciale, eccetera. Allora, la Chiesa è una grande azienda, perdonate l'esempio, questo mi rendo conto di dire una sciocchezza, però è una grande azienda che ha una proprietà unica, anzi che è trina, no? Quindi se vogliamo dire l'autorità somma nella Chiesa è la Trinità, ovviamente. Poi c'è un consiglio di amministrazione, un amministratore delegato, e questo è il vescovo con il suo presbiterio. Christus Dominus lo dice chiaramente. La Chiesa particolare è affidata al vescovo con la cooperazione del presbiterio. E questa è l'amministrazione che fa le scelte che riguardano l'azienda rispettando la proprietà, il primato della parola, rispettando la proprietà, ispirata dalla proprietà, fa le scelte pratiche, vescovo e suo presbiterio. L'amministratore delegato insieme al presbiterio fa delle scelte, il vescovo, e le rende operative. Ma ci vuole qualcuno esterno al consiglio di amministrazione, diverso dall'amministratore delegato, che in un qualche modo certifichi il bilancio, cioè dica gli scopi dell'azienda si realizzano con questo tipo di bilancio, oppure dica no, guardate che facendo questa scelta voi non raggiungerete lo scopo dell'azienda, ma andrete alla rovina, andrete su altri fronti, no, non funzioneranno bene le cose. Bene, questi sono i revisori dei conti, cioè i diaconi. I diaconi sono un po' nella Chiesa, diremmo, la coscienza critica, quelli che sono chiamati a far sì che effettivamente all'interno dello stesso ministero, quindi in una comunione totale profonda, fanno sì che la consiglio di amministrazione non si dimentichi degli scopi, ma li raggiunga. In un qualche modo un terzo che ci garantisce l'autenticità di chi è chiamato nella Chiesa a affrontare gli scopi fondamentali, che sono poi l'armonia, che sono la comunione in Cristo, l'edificazione della Chiesa come corpo di Cristo, del mondo come tempio dello Spirito Santo. Ecco, in questo i diaconi hanno una funzione molto delicata e molto importante che esige una grande attenzione, perché ci succede anche a noi come all'uomo incappato nei briganti,
di avere nella Chiesa qualcuno che ci soccorra. Finisco con una piccola aneddoto per spiegarvi ancora meglio che cosa volevo dire. Un missionario dell'Amazzonia mi raccontava che i funerali delle mamme in Amazzonia avvenivano così. Muore una mamma, il papà spesso non c'è, tanti figli. Allora il funerale si concludeva sempre con questo rito, la distribuzione dei figli. La bara non usciva dalla chiesa fino a quando tutti i figli non erano stati sistemati nelle famiglie della parrocchia. Allora si poteva andare in pace. Questo è il senso di quell'andata in pace di cui il diacono è ministro. Non possiamo dire andate in pace se ci sono dei bambini che rimangono sulla strada per la morte di uno di noi. Quindi ci prendiamo la responsabilità di ricostruire quell'armonia che il peccato e la morte hanno distrutto. Questi sono i diaconi.